E lei, regina, non ha fatto apparizioni pubbliche quest'estate, ma il principe Carlo è stato visto partecipare a eventi al suo posto. Si prevede che il monarca 96enne si riposi prima di nominare un nuovo primo ministro martedì. Domenica, il principe Carlo ha assistito al tradizionale servizio in chiesa a Katikirk senza la regina. Tuttavia, questa settimana, la regina incontrerà il primo ministro appena annunciato e terrà anche un incontro con Boris Johnson, che darà le sue dimissioni a Sua Maestà. Il principe Carlo e la regina stanno attualmente occupando il castello di Balmoral nella Aberdeenshire, in Scozia. La regina si è recata in Scozia il 21 luglio per le sue tradizionali vacanze, ma durante l'estate ha saltato una serie di appuntamenti reali. Venerdì scorso Sua Maestà ha perso il Braemar Gathering, una serie di giochi delle Highland che si dice sia uno dei suoi eventi preferiti, poiché è una patron dell'evento. In sua assenza, il principe Carlo si è unito alla gente del posto ai giochi, tuttavia, la regina ha saltato il raduno solo 5 volte prima nei suoi 70 anni di regno, una fonte reale ha dichiarato. Gli episodici problemi di mobilità della regina hanno fatto sì che la sua decisione di saltare il Braemar Gathering sia stata presa per il suo conforto. Punto. Sua Maestà, naturalmente, sarà delusa di perdere i festeggiamenti del fine settimana, ma senza dubbio supporterà i concorrenti e gli organizzatori da casa. La regina sta attualmente soggiornando nel più piccolo Craigowan Lodge, nel parco del castello di Balmoral. Il cottage ha recentemente installato un ascensore a misura di sedia a rotelle, un nuovo cancello di sicurezza, un sistema di interfono e telecamere a circuito chiuso poiché è stato affermato che la regina potrebbe voler trascorrere più tempo nelle Highlands, l'8 agosto. La tradizionale cerimonia di benvenuto della regina al castello di Balmoral è stata annullata e sostituita con un piccolo evento privato senza pubblico e media. Sua Maestà ha perso anche altri eventi quest'estate, come il servizio di ringraziamento presso la cattedrale di St. Paul e l'Epsom Derby. L'esperto e biografo reale Robert Hardman ha affermato che la regina è di ottimo umore nonostante la sua mancanza di apparizioni pubbliche.